L'affilatura di una rasiera è un'operazione relativamente semplice, può essere eseguita con pochi utensili ed una volta completata ci consente di utilizzare al meglio questo semplice ed efficace strumento. La prima operazione da fare è quella di rettificare e squadrare i due lati lunghi della rasiera. A questo scopo mettiamo una lima bastarda stretta nella morsa del banco e con la rasiera piatta sul banco effettuiamo la rettifica della faccia. Occorre continuare fino a che tutta la superficie sia perfettamente lucida. Una volta rettificato un lato, ripetete la stessa operazione sull'altro lato. A questo punto non resta che affilare e rettificare i fianchi e di nuovo il lato lungo della rasiera. L'azione della lima avrà lasciato una superficie rettificata, ma piuttosto grezza. Occorre adesso provvedere all'affilatura o lucidatura del lato lungo. A questo scopo utilizzate un blocchetto di legno squadrato, una pietra per affilare con una grana che sia circa 600-800, proteggete il polso e il palmo della mano con un panno. In questo modo saremo sicuri che il lato lungo della rasiera sia tenuto in squadro. Ripetete la stessa operazione dall'altro lato. Continuate fino a che tutto il lato lungo sia perfettamente lucido. Possiamo passare ora a lucidare le due superfici della rasiera. Disponete la rasiera di piatto e rettificate 1-2 cm della superficie di un lato e dell'altro. Sono sufficienti solo poche passate. Ripetete la stessa operazione anche sull'altro lato. A questo punto dobbiamo compattare il metallo in prossimità del lato lungo. Per farlo utilizziamo un comune brunitoio, disponiamo la rasiera di piatto sul tavolo e
Muoviamo il monitoio in questo modo, da un lato, dall'altro. Occorre ora creare il ricciolo, ossia cercare di piegare leggermente verso l'esterno l'angolo del metallo. Per creare il ricciolo, stringiamo la rasiera nella morsa. Con il brunitoio facciamo un paio di passate tenendolo perpendicolarmente alla faccia della rasiera, in questo modo. Quindi lo incliniamo leggermente verso l'esterno, in questo modo, di circa 3-5 gradi. Questa operazione va effettuata con cautela perché non è difficile tagliarsi. Ripetiamo l'operazione anche dall'altro lato. Se tutte le nostre operazioni sono state svolte con cura, dovremmo facilmente avvertire la presenza del ricciolo da un lato e dall'altro. Non resta che usare la nostra rasiera. Per usare la vostra rasiera, impugnatela con due mani, in questo modo, flettetela leggermente e inclinatela in avanti. Quello che dovrete ottenere sono dei trucioli quasi inconsistenti, come questo. La rasiera può essere usata anche con una mano sola, in questo caso usatela piegandola leggermente così e tirate. Quando avrà smesso di creare questa sorta di trucioli e farà invece soltanto polvere, sarà venuto il momento di riaffilarla.